fattore Barresi, Giuseppe Barresi regia con Giuseppe Alletto. Senso, in chiusura c'è un servizio che riguarda Archeo Cuisine, si è tenuta proprio la settimana scorsa quella cerimonia, quella manifestazione di cui parlavamo con gli ospiti Alessandra e Daniele. Abbiamo le interviste, li vediamo e poi la sigla. Io saluto tutti e rimando alla prossima settimana. Cena specialissima questa volta è a base di pesci, pesci che abitualmente non si mangiano più, ma invece che i nostri progenitori acragantini sicuramente mangiavano. E prendiamo, diciamo, spunto per la cena da alcuni frammenti di uno scrittore gastronomo che si chiama Archestrato, probabilmente da Gela, e infatti ne parlerà anche di questa opera di Archestrato, un suo conterraneo Francesco Città. Si tratta di una cena archeo-ecologica e quindi grani antichi sicuramente, perché noi abbiamo una grandissima attenzione alla salute, al recupero della salute attraverso l'alimentazione antica, quindi è una delle nostre occasioni anche per fare ricordare come si mangiava, che insomma si stava 2000, vabbè, Archestrato è del IV secolo, ma comunque lo splendore di Akragas è del V secolo, quindi facciamo tra i 2000 e 2500 rotti anni fa. E quindi noi facciamo qui presso l'SOAI della Progest, Camera di Commercio, che a volte condividiamo con voi di Solo Akragas, questo tipo di eventi, e questo è un evento che facciamo con una osteria specializzata nella cucina del pesce che si chiama La Lampara di Porto Empedocle, però comunque speriamo di farne, ne abbiamo fatti qualcuno, insomma speriamo di farne tanti altri anche su richiesta. Vero Daniele? Sì, inoltre volevamo anche ringraziare il nostro sponsor, i Mulini Riggi di Caltanissetta, per la sua disponibilità e tutti i nostri... Sì. È un continente gastronomico che deve ritornare ad essere autosufficiente, e quindi come lo eravamo all'epoca di Akragas, quando eravamo la capitale di un grandissimo regno, quindi dobbiamo recuperare la nostra cultura anche alimentare, quindi noi siamo qua, veniteci a trovare, chiamateci e cercateci soprattutto su Facebook, siamo molto attivi con la nostra pagina Archeo Cuisine. È questo. Come ho pedito a tutti, allora è anche un forza Akragas. Ma quello sempre! Ma ovviamente, no, solo Akragas. Forza Akragas.